Stefano è curioso perché ci siamo conosciuti il giorno della riapertura nel 2020, in particolare il 15 maggio, non ricordo, quando abbiamo riaperto il teatro durante la pandemia. E per caso, qui ad Ancona, che facevamo l'attore nella Casa di Cristallo con Marco Bagliani, e lui ha consegnato, credo, uno dei suoi primi gadget dello spettatore professionista. Io riesco a rubare a Velia quello che ha regalato a lei, che è un bellissimo, si chiama tabacchiera in termini tecnici, cioè termini popolari, ed è una cosa di vecchie resistenze, vecchi fusibili, meraviglioso, bianco e nero. Veglia me lo regala perché dice: guarda, tanto io lo perderei. E di lì è partito qualcosa che in realtà ci conoscevamo da 200.000 anni, perché è da sempre che ci conosciamo, in quanto lui è un grande fan, sempre stato un grande appassionato del lavoro di Eugenio, con cui ho fatto. Purtroppo Eugenio è mancato, come sappiamo, e il rapporto con lui è nato attraverso degli spettacoli che lui ha visto, perché lui è un vero spettatore appassionato, direi addirittura un missionario del teatro. Sono andato a fondo, ho cercato di capire che cos'era lui, cos'erano i suoi, come mai consegnava questi gadget. Ho fatto con lui un gioco di scambio, cioè gli ho detto: senti, io ti do dei quadri, dei disegni, delle cose, e facciamo uno scambio e tu mi dai la collezione completa dei gadget. E quindi abbiamo giocato questa cosa qua. Chiaramente lui ha preparato una scatola bellissima con dentro tutte questi reperti. Io sono andato a fondo alla storia del suo negozio, insomma, di suo padre, di tutto quello che loro hanno fatto. E intanto è iniziato così. Abbiamo continuato questo rapporto e ci siamo rincontrati più volte, ovviamente agli spettacoli, perché con lui ci si incontra agli spettacoli. Materiali di questo tipo ne raccolgo sempre, perché poi, vabbè, noi praticamente noi abbiamo un appuntamento fisso a Torino, che è il Balloon, ci passiamo sempre, quello, troviamo cose, non le troviamo, le mettiamo da parte. Il problema è che bisogna avere, cioè non so più dove mettere roba, questo è un classico, cioè io sono un accumulatore seriale, cerco di tenere in ordine, ma sempre accumulatore. E molto del teatro e della scenografia che io ho fatto tende a recuperare, a non buttare via, mi fa male vedere le cose che vengono abbandonate, utilizzate una volta sola. E quindi c'è un po' questa cultura che mi arriva dalla storia del gruppo con cui ho passato molto molto tempo, e ho continuato. Quindi anche in questo caso, per esempio nel caso dello spettacolo con Marco, il materiale utilizzato è stato tutto materiale di recupero, recuperato dai magazzini di Marche Teatro, perché c'era molto materiale utilizzato, e questa è una cosa che faccio sistematicamente. Nel caso di questi oggetti sono bellissimi per me, però vedo che hanno un fascino, insomma, quando uno si ritrova in mano una di queste sorte di piccole perette di vetro, che sono in realtà distanziatori per quell'oggetto lì, che nasce evidentemente per una funzione molto specifica, quell'oggetto lì in sé è meraviglioso a prescindere, ai miei occhi ovviamente, qualcun altro assolutamente inutile. Un lavoro nuovo con Marco Bagliani, visto da qui, che è un lavoro su questi terrestri che vanno con un'astronave, si piantano su Marte, però eravamo in una situazione, parlo dal punto di vista dello spazio scenico, molto consunto, perché loro sono già lì da molti mesi, sono successe delle cose, non voglio raccontare lo spettacolo, però avevo bisogno di elementi e soprattutto di elementi per far sì che questo spazio avesse qualcosa anche di leve, di possibilità di muoversi, il comandante, e ho detto: ma chiedo a Stefano.
Sono partito e siamo andati nel magazzino e di lì ho rubato. Entriamo dentro e cominciamo a scendere dentro questi antri, questi magazzini. Ho cominciato a dire, ma qui potrebbero esserci queste cose, delle scatole bellissime, un po' impolverate, perché chiaramente bisogna immaginarsi un luogo dove quel materiale è vetusto, non si può più, cioè non è commercializzabile, cioè è materiale che non ha più nessuna possibilità se non quella di rivivere in qualcosa. Cioè lui la sta facendo rivivere in questo modo, regalandoli come gadget. E io invece ho cominciato a entrare dentro sempre di più. A un certo punto mi ha preso, a un certo punto lui ha continuato a parlare con Adriana, mia moglie, che mi ha accompagnato, e io mi sono perso. Cioè, ho cominciato, mi ha dato una scaletta, ho cominciato a tirare giù roba, e ho tirato fuori un baule della macchina, non ci stava neanche più la roba. Fede diceva, basta, mi dicevano. E io continuavo, avrei potuto prendere tutto, eh. Con una grossa parte ho fatto un grande pannello, utilizzando i vari elementi, scatole, leve, interruttori, passaggi di connessione, le luci di servizio, però tutto questo in un grande pannello dentro cui piovevano cavi elettrici, e questo permetteva al comandante dell'astronave di gestire, di inserire, di togliere, di mettere. Ho cercato di lavorare per questa pioggia, arrivava da là, una pioggia che arrivava dall'alto, di cavi, e questo grandissimo pannello. Poi quando l'abbiamo visto anche con Marco, cioè, dice, potevamo metterlo più in mezzo alla scena, però insomma l'abbiamo messo dove serviva. Devo dire che mi sono divertito molto, perché chiaramente me lo sono costruito, gestito e tutto quanto. Tutto quello che io faccio passa sempre attraverso le grafie, le scritture, sono gli schizzi, bozzetti di scena, prima di tutto è quello, ed è una pratica che, da sempre. Quindi quando vedo una cosa, a lui per esempio, io disegno sempre molte sedie, tanto tempo che disegno sedie, e a lui chiaramente gli hanno fatta una speciale, la sedia dello spettatore professionista. Anzi, forse tutti i teatri dovrebbero dedicarne una per lui.